Ciao a tutte, oggi facciamo un update per la Reverse Rouge Challenge, ovvero i miei prodotti finiti per quest'anno. Il mio obiettivo è quello di utilizzare 1000 dollari di prodotto e di comprarne meno di 1000. Questo mese non farò i prodotti nuovi perché non ne ho abbastanza, ho solo un prodotto nuovo e ve lo faccio vedere qui. Allora, il prodotto nuovo di questo mese è un prodotto make-up, è di Becca. Ed è l'illuminante nel colore Champagne Pop. Questa è la confezione. E come forse già saprete, Becca sta per chiudere e quindi ho deciso di prenderlo. Ho pensato se trovo questo colore qua lo prendo e l'ho preso perché l'avevo. Ne ho sentito sempre parlare bene e volevo provarlo e quindi. Eccolo qua. Non l'ho ancora swatchato, è la prima volta che lo swatcho. Oh, sembra un bel po' dorotino. Oggi non ho messo illuminante perché volevo provarlo, quindi adesso lo proviamo assieme e vediamo com'è. Tra l'altro ho anche il pennello per illuminante di Becca. Ho qualcosa nell'occhio. Beh, sembra molto molto bello. Vedete? Oh, si vede molto con la luce. E qui è dove non c'è niente, però ho il Pink Swoon e il blush di Milani Luminoso, quindi già quello. È un pochino illuminante. Molto bello, devo dire. Pensavo fosse magari un pochettino troppo dorato, però è molto bello. A me piacciono questi illuminanti un po' fortini, devo dire. Molto, molto carino. Mi piace veramente tanto. Bene, sono contenta di aver fatto un buon acquisto. Allora, questo costava la bellezza di 38 dollari. Quindi l'ho aggiunto ai miei conteggi. Fino allo scorso aggiornamento per i prodotti nuovi eravamo a 127,52 dollari di prodotti acquistati. E con questo aggiornamento siamo a 165,52 dollari. Ok, questo è tutto per quanto riguarda i prodotti nuovi. Invece, vediamo i prodotti finiti e piccola parentesi, questo probabilmente sarà l'ultimo video per un pochino dove vi farò vedere i prodotti uno a uno proprio in mano perché da fine di questo mese sarò in viaggio e quindi non potrò tenermi tutte le cose finite com'è. Andremo durante il mese di agosto, saremo in Texas per un po' e quindi non mi tengo tutte le robine e farò però delle foto in modo da mostrarvi le foto almeno. E niente, cominciamo. Allora, cerco di cominciare con i prodotti che non hanno alcun valore, che sono tipo campioncini, cose così. Ho questo campioncino di Songyun, questa è la Hydra Barrier Cream. Di Etude House, né carne né pesce, niente di particolare. Ho finito questo campioncino che ho fregato da qualche hotel, che era shampoo e balsamo. Questo è l'hotel che è vicino a Seoul. Ho finito questo shampoo di questo l'ho fregato a Marcus. Non so perché ha preso uno shampoo che non ha i capelli. Questo è quando lui abitava in Inghilterra. E cos'è sta roba? Gilchrist and Sons Established London. E questo shampoo devo dire che mi è piaciuto. Questo mi è piaciuto più di altri. Poi ho questa non ve la faccio vedere qui perché fa parte del Project Pen. Ok, ho questo che non lo conteggio, è il mio odorante preferito soprattutto per l'estate.
Questo è è della marca Old Spice ed è un deodorante antitraspirante e funziona molto bene d'estate. Qui fa caldissimo. Ieri c'era un'umidità del 96%, oggi siamo sopra il 60%. E ci sono adesso ci sono quasi le 6 di sera, ci sono 32 gradi e però percepiti sono 39 e praticamente esci è meglio non uscire perché se esci ti senti tipo il cuore e la testa esplodere da quanto caldo fa. Infatti hanno detto che abbiamo questa ondata di caldo e mandano gli avvertimenti tipo per messaggio sul cellulare in modo da evitare di uscire. Ok, poi altre cosine che non entro in conteggio. Questo Molton Brown, questo l'ho preso in qualche altro hotel. Questo era un altro balsamo. Finito l'olio essenziale delle Yankee Candle. Questo è il Midsummer Night, che mi è piaciuto molto la profumazione, però molto molto forte. Quindi mettetene poco e magari anche in un diffusore che non vi è troppo vicino, perché sennò vi fa venire mal di testa. Poi ho finito questa di Innisfree, un campioncino, è la Super Volcanic Pore Micellar Cleansing Foam, è un detergente e questo mi è piaciuto, prima o poi esplorerò questa linea, credo. Poi ho finito anche questo campioncino. Che era il mio project pen, questo è Sio Glow di Sunday Riley alla vitamina C e turmeric, non mi ricordo come si chiamano. Ok, non mi viene in mente. E eccolo qua, non ho trovato alcuna differenza, devo dire. Solitamente i sieri e le vitamine C funzionano molto bene su di me, ma non ho visto assolutamente niente. E mi perplime il fatto che abbia questo coso di vetro trasparente, quando la vitamina C si altera molto facilmente, dovrebbe essere molto scuro. Poi, questo l'ho finito il mese scorso sul Project Pen, ma non ve l'avevo mostrato. Ed è di Pure Lisse. Questa è una maschera peel off all'angurio marshmallow. Questa era molto carina, molto molto carina, anche perché aveva un colore rosa metallico. No, non ce n'è più. Aveva un colore rosa metallico. Era super carina. Peccato però che aveva un odore di alcol veramente fortissimo. Peccato. Poi, cose che non rientrano. Mi sa che le ho fatte vedere tutte. Ok, passiamo alle altre cose che rientrano in conteggio. Ho finito tutte queste bombe da bagno che erano qui dentro. Qui c'erano 8 Bath Bombs che mi ha regalato Marcus. Sono delle Crayola. La Crayola fa i colori per bimbi e hanno anche queste palline tutte colorate. E molto molto carine, mi piacciono molto. E il costo di questo era di 14 dollari. Questo lo tengo perché ci metterò delle palline dentro. Poi ho finito questa Modeling Mask di Linsday. Questa ha un costo di 4,60. Questa è la Vitamin. Questa è la Vitamin. E praticamente queste funzionano. Funzionano così: hanno una polvere all'interno e poi hanno questo misurino. C'è rimasto qualche pezzetto. Hanno questo misurino. Voi aggiungete l'acqua e la mettete, la sfumate sulla pelle e poi la togliete in un pezzo solo. Mi è piaciuto non particolarmente. Questa è la mia prima modeling mask, cioè questo tipo di maschera era la prima che provavo. Però, allora, ne avevo preso due. Una l'ho provata su Marcus e l'ho fatta tutta. Era veramente troppa e dopo si secca, diciamo che abbastanza in fretta, ho fatto una fatica a stenderla. E quindi ho detto, vabbè, la prossima volta divido la polvere in due e ne faccio due applicazioni. Così ho fatto. È stata la stessa identica cosa, anche se ho cercato di applicarla il più veloce possibile. Quando appena si inizia a seccare un pochino, inizia a fare tutti i granuli e quindi è bruttissimo dopo quando le mettete sul viso perché non è più bella liscia. Sembrate tipo dei mostri con tutti questi bozzi. E quindi non è molto pratica, non so se farne tre dosi.
come dividerla, però sì, non è molto di facile utilizzo, ecco. Poi abbiamo questo spray di Bedhead TG per un costo di 14,95. Questo è l'Headrush. Questo è molto bello quando avete i capelli fatti, soprattutto quando avete i boccoli. Questo qua li rende molto, molto lucidi, molto, molto bello. È un profumo fantastico. Poi ho finito questa sheet mask di Real Nature. Questa è all'aloe, per un costo di 90 centesimi. Queste mi piacciono, sono carine e mi piace il fatto che si senta veramente, siccome ne ho tanti diversi gusti, si sentono veramente tutte le profumazioni. Poi se veramente hanno questo alto contenuto di questi estratti, 1, 2, 3, 4, 5, è il quinto ingrediente, l'aloe, magari anche sì. Poi ho finito questo shampoo di Bumble & Bumble per un valore di 26,35 dollari. Questo è il Full Potential. Questo è il Full Potential ed è un shampoo per capelli fragili. Shampoo per capelli fragili. Non è male, ma non mi ha fatto neanche impazzire. Tra l'altro aveva anche una specie di sensazione mentolata che non mi aspettavo perché non c'è scritto da nessuna parte. Ah, c'è scritto estratto di mentolio, ok, non me lo sono segnato. E il profumo non mi ha convinto. Non so perché. Il profumo non mi ha convinto. C'è un'altra linea che hanno, non so se è la Camellia. Quella è fantastica. Però generalmente gli shampoo e ho visto i shampoo e i balsami non hanno profumazioni molto buone. Invece, i prodotti per styling hanno delle profumazioni fantastiche ed è quello che mi aspetto da un prodotto con questo prezzo. Quindi, probabilmente non esplorerò altri shampoo e balsami per quanto riguarda questo marchio, ma proverò probabilmente altri prodotti per styling che sono molto buoni. Poi, della Her Therapeutics ho finito due di questi patch occhi. Questi hanno un costo di 3 dollari e 40. Sono questi due. Uno era quello dorato e uno era viola. Non ho trovato una particolare differenza tra i due. L'unica cosa è, non so come spiegarvi, non so se vedete la forma di questi cosi dove erano contenuti, che è fatta a questo scalino qui, a questo scalino. E ho avuto un problema con questi patch perché non sono come gli altri che sono sottili, quindi li mettete e siete a posto. Questi qua hanno questo doppio scalino e sono particolarmente spessi e quindi sono pesanti e cadono un sacco, si muovono tantissimo, è una cosa abbastanza irritante, quindi non credo ne prenderò altri. Poi ho finito questa crema di Zoella per un valore di 4,89. Questa è la Double Cream. Tanto non credo facciano più questa versione. Ed era al gusto macaron. Allora, il profumo era molto molto buono. La crema è molto pesante, molto pesante. Non amo particolarmente le creme pesanti, preferisco quelle un po' più fluide. Però profumazione buona. Essence, ho finito il fondotinta di Essence per un valore di 5,65 dollari, io vi parlo. Questo è l'Essence Stay All Day e l'ho finito. Che dire dell'Essence Stay All Day? Allora, secondo me è decisamente buono per il prezzo che ha. Ha una bella copertina. Quello è forse il suo punto di forza, secondo me è una coprenza che è direi medio alta, ha una coprenza medio alta senza darvi un effetto mascherone, perché comunque l'applicazione risulta abbastanza facile. Punti negativi, la durata, non ha una durata di 16 ore,
noterete che si tende a sparire un po' attorno al naso, sul mento solitamente. E che altro? C'era qualcos'altro? Si ossida anche, quindi diventa più scuro. E questo è il colore più chiaro. Questo è il colore più chiaro e io lo utilizzo con l'altro fondotinta bianco per correggere il colore perché è troppo scuro per me. E questo è il colore 10 Soft Beige. Credo che questo sia quello più chiaro, se non sbaglio. Poi ho finito questo mini brotalco di Gold Bond. Questo è un costo di 3,59. Mi era stato dato. È un brotalco che ha un effetto anche un po' fresco. E mi è piaciuto, mi è piaciuto. Io utilizzo questi qua soprattutto in estate. Soprattutto qua che fa questo caldo veramente pessimo e funzionano molto bene. Ne ho un altro adesso che sto usando e mi piace un po' da mettere dopo la doccia, mi sembra di sentirmi più fresca più a lungo. C'era qualcosa, qualche pubblicità che faceva più fresco più a lungo? Non mi ricordo. E quindi sì, quindi carino. Speravo che poter tenere questa bottiglietta in modo da riempirla e farla come bottiglietta da viaggio, ma non si può staccare questo qua. Poi ho finito il mascara di Milk, non ho trovato esattamente, cioè i capelli assurdi, non ho trovato esattamente questo campioncino in vendita, perché questo è da, se non sbaglio, 3 ml e vendono quello da 4 ml adesso, però l'ho conteggiato come quello da 4 ml e quindi ha un costo di 13 dollari. Di questo ne ho sentito parlare benissimo e secondo me non è tutta questa gran roba. Sì, non è male. Mi ricorda un. Qual era? Non mi ricordo adesso qual era. Lo Smoky qualcosa di Make Up Forever. Credo è un qualcosa di simile con quello. È un po' tra quello e Benefit Real. Però decisamente inferiore a entrambi. E quindi niente, mi piace anche lo scovolino, a parte si è seccato molto in fretta e quindi dopo poco avevo già problemi durante l'applicazione, quindi questo si è seccato tantissimo in fretta, non so se è la formula che è troppo densa e quindi non mi ha fatto impazzire. Poi ho finito questo mini spray di Amika, questo è uno spray testurizzante. Si chiama Undone. Beh, il packaging è carinissimo. L'ho ricevuto con qualche ordine di Sephora. Questo non viene venduto questo formato, è formato da 27 ml, ma viene venduto in formato da 30 ml. Quindi l'ho segnato come fosse un formato da 30 ml per un costo di 10 dollari. 10 dollari. Che già queste cose spray qui, cioè c'è metà aria dentro. Vabbè. Comunque, l'ho provato. Non ho fatto assolutamente niente per i miei capelli. L'ho provato facendo i boccoli, vedere se mi dava un po'. Il mio problema è che adesso ho i capelli tanto lunghi da tanto che non li taglio e diventano pesanti. E quindi ogni volta che io faccio i capelli, qua si abbassano sempre. Mi serve qualcosa che alzi un po' di volume. E niente, non ho fatto niente, non ho fatto niente, non ho fatto niente. Ultimo prodotto finito è di Glow Recipe, è il Blueberry Bounce Gentle Cleanser per un costo di 34 dollari. Questo li vale tutti. Forse è al momento il mio detergente preferito, però è finito. Non so come spiegarlo. Allora, intanto dei prodotti di Glow Recipe, tutto quello che ho preso mi è sempre piaciuto tantissimo. Veramente, non ho ancora trovato un prodotto che dico non vale il prezzo. Ha un buon profumo, non particolarmente di blueberry, di more, però ha un buon profumo. E è proprio come dice il nome, è un bounce cleanser, quindi è qualcosa tipo che rimbalza, nel senso che voi lo mettete con un po' d'acqua e sentite già la pelle diversa. Poi andate a sciacquarlo e vi sembra come
proprio di avere la pelle più rimpolpata e già un po' più idratata. Le ho fatto provare anche a Marco e si è detto: oh, che strano questa cosa. E quindi sì, mi piace veramente tanto. Mi piace veramente un casino. I prodotti di Glow Recipe sono fantastici per me. Ok, quindi fino allo scorso aggiornamento, che è stato ancora maggio-giugno, avevo un totale di prodotti finiti di 503,39. Ho corretto, le ho trovate che ho sbagliato a scrivermi quello di la crema mani di Just. E l'avevo messa, le avevo scritto il prezzo in euro invece che in dollari, però l'ho corretto. Questo mese, questo aggiornamento, ho finito un totale di 131,24 dollari, il che mi porta a un totale di prodotti finiti di 636,63 dollari. E che direi che essendo luglio siamo messi molto molto bene. E ho finito già più di 90 prodotti tra make-up e campioncini e prodotti corpo capelli. Ho già finito più di 90 prodotti. Ovviamente il fatto che dobbiamo traslocare mi ha dato una bella spinta e ho ancora queste ultime 2-3 settimane per cercare di finire tutto quello che posso in modo da più 2 settimane, in modo da andare via più leggera. E quindi sì, quello decisamente mi ha dato una bella spinta. Credo di riuscire ancora qualcosina a finire prima di andare via. E niente, però sono parecchio soddisfatta, devo dire. E spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!